Buonasera a tutti. Piacere, Zikluk. Allora, prima di iniziare questo discorso, volevo solo dire una cosa. Io sono uno che parla molto con la musica e non parla tanto con la voce. Volevo iniziare così. Allora, io ho iniziato a 13 anni, per puro caso, con il computer di mio padre. Girando per casa, ho preso il suo computer e ho trovato un programma musicale. Ho iniziato a giocarci. A quell'età non avevo tanti hobby. Giocandoci ho trovato che era la cosa che volevo fare da piccolo, anzi, scusa, da grande. Quindi mi sono messo un po' a giocarci e mio padre ha visto che ci trovava un sacco di interesse e lui era un rapper, quindi ha detto, bravo, secondo me ci possiamo investire su questa cosa. Quindi mi ha preso un computer un pochino più serio e ci siamo fatti lo studio in stanza a casa. Come potete vedere, ecco qua, un giovane look. Però dopo un po' mio padre ha detto, perché non ci facciamo una cosa più seria? Perché comunque per fare la musica servono i cantanti e io a casa non potevo portare i cantanti che facevano baccano, fumavano, casino, quindi se facevo così era un gran problema. Quindi abbiamo deciso di prendere uno studio dentro un garage, che sarebbe questo qui. Io in questo studio ho iniziato a trovare la mia vera passione, ho capito che volevo fare questo nella vita. E in questo studio facevo venire un sacco di cantanti. Fino a che il giorno non incontro un gruppo di ragazzi del nome Dark Polo Gang. Eccoli qua, come potete vedere. Un bel gruppetto di ragazzi coatti romani. Quindi, eccoci qua. Vedi, il ragazzo che fuma, se fumava in casa, erano danni. E insomma ci siamo messi qua in questo studio a fare tanta musica. Dal 2015 al 2017 ho avuto lo studio. Questo studio è diventato un gran punto di incontro per la musica trap. La musica trap è la musica che oggi è più influente tra i giovani, anche tra i grandi. Infatti sono passati un sacco di artisti in questo studio. Qui potete vedere un altro artista, Tedua, OG Isbull, Sfera e Basta. Comunque un sacco di gente è passato. In questo studio è uscito un pezzo molto importante nella trap che si chiama Sportswear, che adesso vi farò sentire. E questo pezzo, diciamo che è l'inno della trap. Ogni volta che la metto in qualsiasi discoteca, qualsiasi concerto, la gente impazzisce. Eccola qui. Ok, questa canzone è nata, cioè il beat è nato in 10 minuti. Loro per scrivere ci avranno messo una mezz'oretta. Questa canzone è la canzone più famosa nella trap d'Italia. Per farla ho fatto questo. Questo è il suono principale della canzone. Dopo di questo ci ho aggiunto delle batterie, che sarebbero queste qui. E dopodiché ho aggiunto un basso. Questo è il corpo della canzone. Questo in discoteca e nei locali fa muovere tutto. E tutto insieme crea questo. Allora, come vi ho detto, per fare questa canzone ci ho messo veramente poco. Ai tempi non si potevano usare questi tipi di plugin. I plugin sono dei suoni, ad esempio come vedete sullo schermo, dei sintetizzatori, dei organi, campionatori, integrati nel computer. Prima ti serviva uno studio gigante, ti servivano i mixer, ti servivano musicisti che venivano a suonare per te. Adesso invece è tutto sul computer. Quindi come io ho iniziato dal garage, chiunque può iniziare a fare musica. Basta avere un computer e dei programmi craccati. Adesso ho iniziato a comprarli però, sono sincero. Grazie. La verità. Dopodiché, per fare una canzone sì, ci vuole poco tempo, ma in realtà serve anche una visione artistica. Come avete visto, ho messo quattro suoni insieme, che sono pochissimi. Magari le canzoni che ascoltavo negli anni 90 e 2000 erano grandissime composizioni, io ci ho messo veramente poco. Però per farla una canzone veramente bella devi avere una visione artistica. Questa visione artistica
Lo devi avere dentro, devi avere un po' di knowledge, quindi devi avere uno studio di musica. Io ascolto musica da quando sono piccolo. Io sono nato a Londra e sono cresciuto in America insieme a mio padre. E mio padre è cresciuto con la musica rap, quindi ce l'ho proprio nel sangue io. Crescendo con queste cose so più o meno com'è la storia della musica trap, rap, come farla. Quindi in Italia, ai tempi, quando ho conosciuto la Dark, non c'era quel tipo di musica che si chiama trap. Quindi abbiamo portato un po' di cose nuove che non c'erano. Però non bastava solo la musica. Cosa ci ha aiutato a diventare quello che siamo? I social, Instagram e YouTube. Prima di noi queste cose non si usavano tanto. Cioè si usavano, ma non davano una mano per pubblicizzare quello che facevi. Invece, ad esempio, io che sono un produttore, i produttori prima non erano, come si dice, in the face, non erano in faccia. Erano sempre i cantanti a essere i principali. Invece io, grazie a Instagram, sono riuscito a diventare un grande produttore e un grande, non vorrei dire personaggio, perché non sono uno che fa ridere, però sono diventato un'entità. Comunque tutti mi conoscono in Italia attraverso i social. E grazie a questo posso girare l'Italia, fare concerti e girare anche il mondo. Come potete vedere, questo è un concerto. Ecco qui. Aspetta, scusate. Che ballano la canzone che ho messo prima. Poi questa è un'altra. Scusate il linguaggio. Quel signore che vedete lì è mio padre. Ecco, questa è un'altra foto. Insomma, io se posso fare questo è anche molto grazie ai social, che prima non si usavano. Quindi in questo periodo nuovo della vita abbiamo un po' cambiato le cose e per questo anche la trap è molto seguita oggi dai giovani. Però ovviamente uno dice, ok, allora c'ho Instagram, c'ho un computer, c'ho un garage, quindi posso fare musica, posso diventare come te. Però devi essere bravo, devi creare un po' un, come si dice, un personaggio. Io, ad esempio, mi sono sempre ispirato a altri produttori americani in questo caso, perché in Italia a me nessuno mi ispirava, nessuno è mai stato un esempio per me, come oggi io sono un esempio per i ragazzi. Quindi io prendevo esempio, ad esempio Dr. Dre, anzi scusatemi, ho saltato qualcosa. Questo sono io in studio con tanti rapper americani. Era per tornare al discorso che puoi girare il mondo con la musica. Ecco, come vedete questo qui è un bel criminale. Ecco, io mi sono ispirato a tantissimi produttori americani, ad esempio Dr. Dre, un grande compositore che ha iniziato con un gruppo di gangster rap NWA ed è andato a finire a produrre Gwen Stefani, Eminem, 50 Cent. E lui era una grande persona, ha avuto un grande occhio verso la musica, ha iniziato a mettere la musica rap nel musica pop e questa è una cosa che alza il livello. Ho gente come MF Doom qui, che lui si è creato proprio è come un supereroe, quindi la gente è ancora più invogliata a sentire questi tipi di persone, che vogliono sentire le storie che hanno, non è più solo il cantante che sta lì, che di solito è il rapper, è il cantante, Justin Timberlake, Justin Bieber. Fedez, capito? Vogliono sempre vedere l'artista. Invece in questo caso il produttore, se è bravo e riesce a trovare la sua entità, può diventare qualcuno. Vediamo qui un Metro Boomin, un grandissimo produttore della trap. Lui sarebbe un Sick Luke in America. Infatti, se vedete bene, c'ha la collana, stile, un bel personaggio. E questa è una cosa importante, sempre grazie ai social e tutto. Ecco. Questo è stato un po' il mio discorso per farvi capire un po' la trap come la vedo io da produttore, non da cantante. Ora, io vi volevo finire il discorso facendo una canzone al momento. Cioè, vi volevo dire che possiamo essere anche noi uno strumento. Ora vi farò sentire. Ecco, scusatemi. Allora, apro qui. Questa è la prima volta che faccio una cosa del genere, quindi sono molto teso. Grazie. Riesco a suonare davanti a 2000 persone, però sembrare serio davanti a 350 non è facile. Ok, allora, vi faccio una piccola melodia al volo. Ok,
Io così faccio la musica, faccio una melodia, mi ispira e dopodiché penso a cosa ci potrei fare sopra. Ok? Semplicissimo. Sopra di questo farò una cosa particolare. Fischierò. Avevo pensato, abbiamo fatto delle prove oggi, di mettere anche voi in mezzo. Solo abbiamo provato con tre persone e non era assolutamente fattibile perché molto complicato, feedback, varie cose che sono difficili da spiegare. Quindi lo farò io da solo. Facciamo questa prova, farò un fischio. Ora farò come Art Attack. Questo era per farvi vedere come si fa, adesso vi faccio vedere quello che può uscire. Ok, perché vi volevo far vedere questo? È perché oggigiorno, se voglio, potrei prendere il telefono, fare una storia, far sentire questa canzone e questa canzone è subito, cioè subito tutti la vogliono, subito vogliono sentirla. Quindi per dire, oggigiorno è una bomba che esistono i social, è una bomba che esiste Instagram ed è tutto così immediato, non serve più l'etichetta discografica, adesso puoi fare tutto da solo. Quindi diciamo, il succo della mia storia, di questo discorso, è che ognuno di noi può farcelo, ognuno può credere in se stessi e fare qualcosa di figo. Basta avere un computer. L'anno scorso è venuto Michele Canova e ha spiegato proprio questo, ha spiegato che serviva solo un computer. E ha ragione. Basta solo un computer e tanta voglia di fare. Come chi vuole fare il calciatore, chi vuole fare il pittore, eccetera, eccetera. E ci siamo. Grazie a tutti. Ho fatto anche 12 minuti. Bomba. Grazie. Grazie a tutti. Ciao, ciao.